Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Mascherine all'aperto e locali chiusi alle 23, il governo verso la stretta. Conte dice attenzione altissima, in CDM anche i decreti sicurezza. Il nuovo DPCM sarà approvato tra martedì e mercoledì, ma già stasera la maggioranza ne discuterà in Consiglio dei Ministri. Tra le novità c'è la reintroduzione della norma in vigore durante il lockdown che impedisce ai governatori delle regioni di emettere ordinanze meno restrittive rispetto a quelle fissate a livello nazionale. Tensioni tra PD e 5 Stelle in vista del via libera alle modifiche dei decreti Salvini. Trump esce in SUV dall'ospedale per salutare i sostenitori e poi torna dentro. Polemiche sul suo reale stato di salute. Il giro è stato annunciato via Twitter e durato alcuni minuti, giusto il tempo di salutare i supporter accalcati fuori dal Walter Reed. Il dottor James Phillips, docente alla Georgetown University, ha detto che il SUV presidenziale non è solo a prova di proiettili, ma anche ermeticamente sigillato contro un attacco chimico, così mette a rischio la sua scorta. Nel frattempo si moltiplicano le controversie sul reale stato di salute del capo della Casa Bianca. Potrebbe essere dimesso oggi, ma lo staff ha ammesso quindi che ci sono ore difficili. Carla Nespolo è morta, quindi la presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, è stata la prima donna a ricoprire l'incarico. Nel 2017 era succeduta a Carlo Smuraglia, è stata la prima presidente a non aver combattuto la guerra di resistenza. Il Dem Zingaretti, per ricordarla, ha usato una delle sue frasi. Essere antifascisti oggi significa essere contro il razzismo, contro chi approfitta anche della crisi sociale per far regredire politicamente, culturalmente, moralmente il nostro paese. Ballottaggi in Alto Adige, il centrosinistra rielegge Caramaschi a Bolzano con il 57%. A Merano vince l'uscente Roche per 37 voti, confermato il primo cittadino del capoluogo altoatesino. L'outsider Roberto Zanin, sostenuto dal centrodestra, deve accontentarsi del 43%. Testa a testa fino all'ultimo seggio nella seconda città della provincia, dove l'avvocato italiano è stato battuto per un soffio dall'uscente Paul Roche dei Verdi, con appena un 0,2 punti di distacco. Quindi il Sud Tirol Volkspartein è stato ago della bilancia. Banche per negligenze e abusi, il conto è salato tra sanzioni, risarcimenti e costi. Le 20 più grandi hanno pagato 410 miliardi in 10 anni. I numeri emergono dal progetto CBR Conduct Cost promosso dal Center for Banking Research della Business School di Londra e cofinanziato dall'Euro Mediterranean Economist Association per favorire la trasparenza in ambito finanziario. Sotto osservazione tutti i big, da Bank of America a Commerzbank, a Citigroup, JP Morgan, Société Générale e UBS. La somma include restituzioni di profitto, costi di riacquisto di titoli, investimenti per conformarsi alle normative. E adesso passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Baby rapinatore ucciso, la madre dice voleva lasciare Napoli per avere un futuro diverso. Luigi Cagliafa, il baby rapinatore 17enne rimasto ucciso appunto in via Duomo, era finito in una comunità di recupero per possesso di droga. Aveva però ottenuto la messa alla prova dopo aver ammesso le proprie responsabilità, intraprendendo un percorso formativo di riabilitazione. Incubo Covid a Chiaia, due scuole chiuse e già tre contagi in una festa privata. Allarme contagi Covid a Chiaia nelle ultime ore. Chiusa la Tito Livio dopo un'accertata positività, la scuola è stata sanificata ma resterà chiusa oggi. Gli studenti si collegheranno dai PC di casa.
Chiusa anche la scuola secondaria di primo grado Carlo Poerio al corso Vittorio Emanuele, sempre per un caso di positività. Le lezioni si svolgeranno online. Movida da incubo, maxi risse a Napoli e Pozzuoli. Prima o poi ci scapperà il morto. Purtroppo dobbiamo registrare ancora un episodio di assurda violenza tra ragazzi, avuto luogo nella tarda serata di ieri a Piazza a Mare, in una zona affollata da tanti cittadini che passeggiavano tranquillamente per godersi alcune ore di svago. Dopo questo grave episodio, da domani disporrò la chiusura di Piazza Mare, anticipando il provvedimento che avevo già intenzione di adottare tra le misure per contrastare la diffusione del Covid. Trovo veramente inaudito, hanno detto, che in un periodo come quello che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria ci siano bande di balordi, tra cui i minorenni, che trovino il modo per far sfoggio della loro violenza, determinando apprensione e paura nella nostra comunità. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.